io poi volevo aggiungere una cosa anche da chiederti, nel senso, tu sei uno degli sceneggiatori adesso più prolifici, se vogliamo, anche del mondo misteriale. Non fate Valentina Lella. No, ok, no, togliamo il prolifico, uno degli sceneggiatori più noti e apprezzati, va bene? Ci stiamo, va bene. Non volevo evitare di toccare i denti i tasti. Dicevo, la domanda che a me viene un attimo così quasi spontanea, ma come si pone uno sceneggiatore quando si avvicina a un personaggio con una storia, con delle caratteristiche forti come quella di Paperino? Magari la facciamo in coda alla digressione sulla filosofia. Poi ci arrivo, intanto ci penso perché è anche difficile rispondere a questa domanda e poi ho bisogno anche poi che faccio uno sforzo di memoria per ricordare i detti che lo scrivevo. Questo non è esagerare. Quando lo scrivevo ancora, lei dice, no, te devo dire per i miei tempi. Dai, non fai così. Adesso, non volevo suscitare di siate testimoni che ho molte storie per Topolino che leggerete molto bene. Poi di qualche cosa, magari. E la cosa divertente della lavorazione, sono state cose molto divertenti nella lavorazione della filosofia di Paperino, l'idea di Valentina metterci anche assieme a me e Giulio, che già però, ci frequentavamo in questi congressi alcolici della magnifica Osteria Shigeru, o così magnifica la Madonnina, mangiare la provetta. Abbiamo fatto questo gioco per cui io dicevo, allora tu Giulio mi poni delle domande da filosofo, e io ti rispondo come se fossi Paperino che non sa neanche di dove dare le risposte al filosofo e poi tu me le commenti come commenterebbe un filosofo che le prende tremendamente sul serio. Quindi tutta questa cosa che mi ha detto la storia o chi lo vorrà recuperare, leggere, troverà, l'abbiamo simulata, abbiamo fatto una simulazione per cui lui poneva le classiche domande della filosofia alcune delle quali un po' mi ricordavo che esistevano, altre non mi ricordavo proprio. Io provavo a rispondere in maniera estemporanea lì su un momento, oppure anche a casa che il sabato poi lo chiamavo, rispondevo come avrebbe risposto Paperino. È stato un gioco poi basato sull'equivoco, ci siamo molto divertiti a fare queste cose, però a me ha dato anche modo di riflettere, non per la prima volta, sulla figura di Paperino e anche sulla sua complessità. Ora volevo dire una cosa personale che però una cosa che riguarda me, anzi, se parlo di queste cose mie personali per fare una riflessione più ampia. Sono un autore che non ha nessuna problema a dirlo, l'ho sempre dichiarato in varie occasioni, ama molto Topolino, è il mio personaggio preferito, non solo dell'universo di Italiano, ma di tutti i personaggi che ho avuto occasione di scrivere, forse più di tutti i personaggi in assoluto del mondo del fumetto. Questa cosa provo un tipo un tipico modo di ragionare che secondo me non per fare i tempi, ma forse c'era anche, però tipicamente anche un tempo della rete, per dirlo, cioè che se uno improvvisamente dice il mio piatto preferito sono le lasagne, invece di dire buone piacciono anche a me, dicono accidenti, ti piace la pizza, che stronzo. No, allora uno non può dire il mio personaggio preferito è Topolino, senza che invece che dire beh sì, ma perché è interessante, anche a me meno, me di più, dicono quindi non ti piace Paperino. Questo è un modo di ragionare che mi fa veramente, si può dire, perché siamo tutti adulti qua, mi fa incazzare moltissimo, però che non è una cosa, ma mi fa proprio arrabbiare, ma tanti, che razza di ragionamenti, ma che razza di ragionamenti. E addirittura vi dico una cosa, e qua andiamo nell'oltre della questione personale, che se volessi proprio ragionare bene, uno dovrebbe dire, ti piace Topolino, allora ti piace anche Paperino, perché rappresentano entrambi, seppure fossero due di personalità molto diverse, rappresentano entrambi, uno nell'universo di Topi, che a me interessa un altro universo di fabbrica, quello che è l'uomo comune, l'uomo che ha una vita normale, che ha una rete di amicizie, che ha un amore molto forte e a cui è fedele sempre quello, che deve smaccarsi in qualche maniera, che non ha particolari superpoteri, non ha ricchezza incredibile, non ha, quindi deve cavarsela con la propria, che magari si ritrova improvvisamente, magari non sia un cittadino comune a fare viaggi in tutti gli angoli del mondo, dell'universo, deve cavarsi in qualche maniera, tra indietro si ritroverà a risolvere i problemi più grossi di lui. È chiaro che non possono essere uguali, se non ha neanche senso che esistesse un universo dei papi o dei topi, però sono personaggi che diventano come se li volessimo ridurre a pezzi sulla scacchiera in maniera abbastanza brutale, hanno la stessa funzione, un ruolo molto simile, e poi in realtà sono diversi come psicologia. Questo per dire che in realtà
così come è sbagliatissimo rendere Topolino un personaggio troppo tipo invincibile, troppo perfetto, troppo primo della classe, non lo è, non l'avrei stato, è sbagliato farlo, quello è un fraintendimento. Alla stessa maniera è errato, è un po' questa storia, una riflessione su questa cosa, altre volte ho confrontato Paperino sia in maniera pura sia in Paperinica, che io non dimentico mai che è Paperino, questa cosa è importantissima, è sbagliato fare di Paperino una macchietta, cioè di uno personaggio solamente sfortunato, che non è capace di una riflessione profonda, che non è capace di affrontare, come ci ha insegnato invece Barks, con ostinazione tenace delle situazioni complesse anche più grosse di lui, che non ha coraggio perché c'è la costruzione di avventure, che ha vissuto, no, si spaventa nel primo momento, ma anche Topolino lo fa tutto in modo del caso e poi in qualche maniera se la spacca. Questo vuol dire, l'importanza di aver fatto una storia del genere? È in realtà due cose che sono importanti, una ce la stavamo dicendo prima della Norvegia e vi dico anche quella. L'importanza di fare una storia del genere è di avere ricordato, perché veniamo noi stessi come autori, qui spero anche lettori in qualche maniera, che stiamo parlando di un personaggio che ha una profondità, non misura di lui semplicemente la macchietta della sfiga, della sfortuna, dell'incazzarsi e poi essere testoni, ma che ha una sua profondità, che fa delle riflessioni. Che sono riflessioni tipo poetiche, per così dire, che, non ha, che però raggiungono delle grandi verità della vita e che ha una sua visione, quel ragionamento che fa, per quanto possa sembrare banale filosofia, è un ragionamento che ha la semplicità, una sua poesia, è capace di affrontare il mondo in maniera cosciente e in maniera matura, di persona matura, che è una persona senza nessun problema. L'altra importanza di questa storia del tempo è una storia che ha cercato di fare una storia che facesse riuscire. Ed è molto importante, una cosa per cui mi metto a fare il vecchio trombone, ormai non posso più permettere, rimprovero a voi giovani e anche meno giovani, bisogna fare storie dove l'umorismo abbia un grosso ruolo. E Paperino è un ottimo personaggio comico, proprio anche per questa sua complessità, aumenta le possibilità di non fare soltanto delle cose di gag meccaniche, ma anche delle cose di profondità della comicità. È molto importante fare storie comiche, non so perché, se lo devo fare in realtà anche di più, bisogna fare uno sforzo perché lo so che poi la storia comica è una cosa per cui l'autore fatica moltissimo e poi magari quella storia lì un certo tipo di lettura la trova più leggera perché si fosse sforzato di meno significativa perché ha un riso allora è più leggera, no, no, chi se ne frega, cioè poi quello che resta, bello che l'umorismo. ma infatti la sciocchezza, cioè per 10 lettori che dicono questa cosa che sono migliaia, decine di migliaia che hanno riso, sono divertiti, magari nella risata hanno fatto una riflessione anche importante e anche non banale, però la prima cosa è stato il divertimento, la felicità che è una cosa che ti fa arrivare, così come la paura, che è un'altra cosa, che è l'orrore, una cosa così, la felicità ti fa arrivare delle cose profonde del tuo animo, ti fanno credere delle cose importanti, ti fa fare delle riflessioni davvero non banali e non automatiche su che cosa ti sta dicendo. Rispondo alla domanda che con tutto questo discorso ho fatto tempo a poco preparato. Ci si avvicina a Paperino, in realtà il rischio di avvicinarsi con più troppa semplicità, questo è il punto, perché mi ricordo benissimo, lì sbagliavo io, che i primi tempi che sceneggiavo Disney mi sono avvicinato con grande lentezza a Topolino, con grande rispetto, anzi prima ho fatto delle storie con personaggi secondari, ma l'ho portato per fortuna, però non avevo scritto la storia di Manetta perché avevo paura di usare Topolino, lo mettevo in campo piano piano, quindi storie che ho scritto totalmente per tutti i Topolino sono andate un po'. Mentre con Paperino mi sono sentito subito a mio agio. Questo, per fortuna, non ha provocato dei grandi danni, però in realtà poi nel tempo, mentre ci si avvicina come autore, pensando che non si sente una familiarità, cioè si pensa di conoscerlo benissimo, che sia semplice da usare, va anche bene, così è quella sana incoscienza che può servire. Però invece nel tempo, crescendo come autore, avendo maggiore coscienza, ho capito che Paperino è un personaggio molto complesso, che non bisogna farsi ingannare questi stereotipi, vendono soltanto una macchietta, è un personaggio che va affrontato come autore con grande serietà e invece dal punto di vista di quello che il lettore leggerà con le nuove divertimenti.